mi ricordo bene le nostre brutte sventure che portate via la casa e siamo rimasti come seminudi in giro e non avevamo nessun posto dove appoggiarci. Eravamo 7 figli. Ma eravate in casa quando è arrivata l'acqua? No, e poi siamo scappati perché sono venuti a dirci perché era venuto l'acqua, l'acqua del fiume. Ed poi siamo scappati e ci siamo rifugiati. E dove? Vi siete salvati per poco? Per poco siamo salvi. E io ringrazio la Madonna, mamma nostra, che ci guarda e ci rispetta per tutta la vita e ci aiuta per tutta la famiglia. E io sono contenta di essere con voi e tutti. Hanno portato il quadro lì al vicino al fiume? Hanno poi... Lei c'era, signora, quando hanno portato il quadro, o no? Sì, ma in secondo tempo l'hanno portato. Diga ha fatto, perché sono caduti una frana di qua, una frana di là a Generangelo. Quindi ha provocato una diga, una, sì, una chiusura? Ha provocato proprio una diga. E intanto in questa diga c'erano gli alberi, le pietre, tutto. E quando si è aperta la diga, ha portato tutto via e ha portato via la nostra casa. E come ogni anno, Bivongi prega e ringrazia Mamma Nostra per il miracolo operato in occasione dell'alluvione del 1951. Una settimana di preghiera che è nata circa 30 anni fa, voluta appunto dagli anziani che ancora hanno vivo questo ricordo dell'alluvione, e noi ogni anno approfittiamo di questo momento sia per vivere il mese missionario, che appunto è anche un mese mariano dedicato appunto alla Madonna, che con il rosario ci educa ad amare sempre di più il suo figlio Gesù, ed è un momento anche di ripartenza per la parrocchia, per la comunità. Siamo tutti un po' impegnati a riattivare quei processi che ci aiutano, insomma, a crescere. Per cui questa piccola memoria della Mamma Nostra ci aiuta un po' a ricomporci e a camminare insieme, perché in fondo questa breve processione ci aiuta a ripercorrere la nostra vita e a viverla come un grande pellegrinaggio, una vita da condividere insieme. E oggi abbiamo tanti motivi per condividere e per camminare insieme. Siamo un po' tutti dispersi o ancora un po' isolati, facciamo fatica a stare insieme, però è arrivato il momento, insomma, di risvegliarci e quindi di avere anche questa capacità di tornare a fidarci e soprattutto a fare sempre più comunità. Non è il momento di isolarsi sempre di più, è il momento di imparare a camminare insieme. In questo senso credo che la Madonna ha questo potere di metterci insieme nelle nostre differenze e ci aiuta quantomeno a intravedere i nuovi percorsi che la Chiesa appunto ci sta offrendo in questo tempo e che ci invitano a un rinnovamento sia pastorale che spirituale. Raccogliamo una testimonianza inedita dell'anziano Francesco Tisano, che all'epoca dell'alluvione non era a Bivongi perché lavorava alla centrale idroelettrica Marmarico ancora funzionante. Se vi ricordate quando c'è stato l'alluvione? Un giorno proprio, no, ma io ero alla centrale. Eravate alla centrale idroelettrica? 51 già era là, eravamo 5 giorni. 5 giorni bloccati là? Dopo 5 giorni vennero i colleghi a Pieve. La stata se l'aveva lavata il caso. Io arrivavo all'una, noi arrivavamo all'otto caso. Quindi per 5 giorni siete stati salvati alla centrale Marmarico. Era funzionante la centrale. Sì, ancora camminava. E quando siete arrivati a Bivongi, dopo il 51 l'alluvione, cosa avete trovato? A Bivongi? A Bivongi. Quando siete arrivati a Bivongi, lì a Melodare? Col buio che era sera. Col buio siete arrivati? Sì, col buio arrivavamo. Ma sono venuto a prendervi? A piedi da centrale. Avete fatto il giro a ritroso? Che caduva lì, quindi da sotto non si poteva venire, quindi avete fatto il giro della montagna? No. Siete passati per Mangiatorella o no? È logico. E quindi? È Mangiatorella, sì. Perché la strada era interrotta e dopo una giornata dice no, il direttore mi mandava qua a Gip. Quanti eravate lì a lavorare? 4, 2 e 2.
Ah, ho capito, facevate i turni e quindi siete rimasti bloccati. Due volte, due giorni. E poi a Bivongio, dopo che siete arrivati a Bivongio? Parto mamma, mi piangevano tutta forza che non ci sono cani lavavo. Piangevano perché erano preoccupati? Sì, visto che è generata pazzano, vita centrale che sta lavava. Ah, che c'era stata... Perché io quando ne vittro un abbracciano piangendo, parto mamma. Pensavano alla distruzione della... pensavano della... che era per davvero, invece no. Però l'acqua arrivava dai resti. Era alta l'acqua. Si continuava ancora tra i resti.